Qui troviamo Paolo Lo Priore, sì, toscano, ma soprattutto senese, o meglio, cucina senese. Qui ovviamente Siena è una grande città, grande espressività gastronomica. Cosa hai presentato e cosa ci presenterai per stupire un po', Paolo? Ma per stupire non è che mi piace molto, però mi piace prendere... faccio una premessa, sono senese di adozione, sono 5 anni che sono a Siena, però sono nato a Como, a casa mia si è sempre mangiato una cucina napoletana pugliese, perché mia madre è napoletana, mio papà è pugliese di Bari, per cui ho captato una cosa, è come se poteva mangiare cucina napoletana a Como, potevo fare, nonostante nell'aria non si respirava questa sensazione, anche in Toscana potevo andare a intingere ciò che era noi profumi, certo, che trovo intorno al ristorante, per cui non mi fossilizzo su quello che è la ricetta, ma voglio dare dei profumi toscani. Ecco, diciamo la tua sensazione, perché 5 anni in terra toscana, soprattutto a Siena, come ti dicevo, città importante, è stata una bella sfida. Diciamo, dopo 5 anni, un sunto di questa sfida, come la puoi mettere? Beh, sicuramente la sfida è stata quella di andare a compromettere la vita frenetica del nord con la vita più tranquilla comunque del centro Italia, e questo per me era un altro punto molto importante: dove c'è serenità interiore c'è anche serenità nell'operato che tu fai, e secondo me la chiave è giusta oggi. Ecco, ecco Paolo, Siena sicuramente non è terra di mare, è terra forse più di carne, di selvaggine, di gusti intensi, un po' come lo sono i toscani. La tua cucina si è adattata un po' a questa, diciamo, a questo motivo, a questa leitmotiv, oppure si è adattata di più anche nel presentare sia preparati a opere d'arte di pesce e di carne? Sì, il mare non è lontanissimo poi, se vogliamo, perché la Miata è un po' alta, se no sicuramente il vento del mare arriva comunque anche fino a Siena, e questo penso che sia anche la forza dei grandi vini che comunque ci sono in Toscana, questo microclima che comunque è dato dal mare. Per cui sicuramente si respira il mare, mi piacerebbe, come prima ho specificato, far sì che la gente quando mangia, o gli ospiti quando mangiano dei piatti di mare, abbiano la sensazione di essere veramente in riva al mare. Oggi ci manca solo il rumore, ci attrezzeremo anche per questo. E noi verremo a trovarti proprio a Siena. Grazie mille. Gentilissimo, grazie a te, ciao Paolo, grazie ciao. Mille, grazie. Ciao.